Buonasera, buonasera di nuovo in diretta su Libri TV. Come vi avevo annunciato, questa serata una puntata di Voci Transnazionali in compagnia con la nostra amica, compagna indio-venezuelana Blanca Bicegno. Grazie Blanca di essere qui con noi. Grazie a te, un saluto a tutti i Liberi TV ascoltatori. Perfetto, faccio una breve introduzione semi-polemica, semi-giornalistica. Allora, noi parliamo di Venezuela. Se andiamo sulla sezione notizie di Google, parlando di Venezuela, possiamo notare che si parla, che escono fuori le notizie della Dama Bianca, di Berlusconi che ha importato droga facendo scali, eccetera. La notizia che il tra le prime 10 queste cose ci sono, appunto, questa della Dama Bianca, le notizie che il Venezuela perde il primato delle, praticamente delle operazioni chirurgiche di plastica al seno, e poi un po' si parla anche di quello che sta avvenendo in Venezuela, purtroppo soltanto in modo abbastanza residuale, mentre negli altri media, in modo assolutamente direi proprio molto, molto raramente, meno che residuale. La vicenda che sta vivendo la popolazione civile in Venezuela, che è governato, come abbiamo detto, da Maduro, e che però versa in questa popolazione civile in una situazione di grave, una condizione di vittima, di violazione di diritti umani, perché ci sono delle contestazioni, degli scontri che vengono duramente repressi da questo regime, da questo regime che appunto, come già altre volte con Blanca abbiamo parlato, Blanca stessa non esita a definire castrista. Su questo, un comunicato di Blanca Briceño, grazie anche a Igor Boni, presidente dell'Associazione Radicale Adela Taglietta, e io non, questo lo dimentico sempre di dirlo, Blanca Briceño, fondatrice del gruppo Airesven Apoyo International alla Resistencia Venezuelana. L'ho detto in un modo ignobile, però stavolta volevo dirlo. E questo comunicato molto importante che denuncia appunto questa situazione di violenze terribili da parte di questo regime che un po' impensieriscono in modo molto molto timido qualcheduno in Europa, che però alla fine declina tutto perché la situazione internazionale oggi purtroppo soltanto interessa la questione della Crimea, Putin e null'altro. Blanca, a te la parola partendo appunto da questo comunicato. Grazie Gianni, guarda, bene, questo comunicato diciamo ha termini forti perché denuncia assolutamente un fatto che non è solo l'olocausto di cui parliamo sempre, ma anche di gravissimi fatti di tortura. In questo momento siamo già su 31 studenti morti. Adesso che parliamo, potrebbe la cifra essere già cambiata, con più di 400 feriti e più di 1.500 persone detenute. La aggressione contro il popolo venezuelano è stata brutale e bisogna dire che, giustamente, come dice il titolo del comunicato stesso, in Venezuela c'è una guerra contro i civili e non una guerra civile. Le manifestazioni sono di carattere non violento nel senso che non hanno armi e hanno veramente solo gli elementi che si trovano. Come abbiamo raccontato nella puntata scorsa, il tutto era iniziato, per la richiesta di libertà di certi studenti che erano stati imprigionati a Margarita il 12 febbraio, che è una data molto simbolica per la gioventù venezuelana. Ovviamente con l'uccisione di uno dei partecipanti, già quasi finita la manifestazione, questo è servito di esplosivo per altre situazioni, e il paese si trova in molti stati della Repubblica in una situazione in cui la popolazione civile realizza ciò che abbiamo detto, che avremo spiegato una prossima occasione, che come sarebbe oggi, la guarimba. Ed è cos'è la guarimba?
La guarimba è un nome indigena, il che vuol dire è la tua casa, è il luogo di dove tu ti puoi come dice, rifugiare, rifugio ha anche questo senso qua. E la guarimba è stata già applicata anche in altri paesi ed è una modalità di chiudere le strade o i quartieri in modo strategico con elementi che trovi, anche spazzatura, eccetera, eccetera, onde evitare che la Guardia Nazionale, in questo caso l'esercito venezuelano, ha mandato questo suo rama che si chiama Guardia Nazionale, l'aggettivo in mezzo lo metto, oppure dico robo boliano, che va ad aggredire questi gruppi di persone che stanno semplicemente accompagnando allora la protesta che gli studenti hanno continuato a fare. Ma certamente il paese è in una situazione che comunque è molto difficile e da definire e anche da capire come andrà a svolgersi ulteriormente, perché la guarimba continua a funzionare soprattutto negli stati andini, Táchira, Mérida, i ragazzi assolutamente hanno organizzato, avevamo parlato di un movimento, adesso hanno dato proprio il nome Junta Patriótica Estudiantil y Popular, cioè una giunta patriottica degli studenti popolare, e loro continuano a dichiarare che non si arrenderanno. Poi hanno fatto quantità di video, c'è molta informazione, dicono dove cade uno di noi ci saranno mille a sostituirci. Il caso è che Maduro ha semplicemente usato immediatamente le armi contro queste persone inermi e questi giovani inermi, e questo veramente anche diciamo contro ogni teoria politica oppure degli esperti di guerra tipo Sun Tzu o Clausewitz, no? Non è la prima mossa che tu vai ad aggredire contro queste persone con le armi, però si vede che in qualche modo gli studi di Machiavelli e che Guevara sono andati forse un po' persi nella memoria del personaggio illegittimo che occupa il potere. Hanno spiegato le forze della polizia in un modo pure lì brutale e loro prendono giovani o altre persone e non possiamo parlare di desaparecidos, ma sì di persone che sono detenuti in luoghi ignoti che poi appaiono dopo 2 o 3 giorni. Si sa dove sono, i processi giudiziari sono velocissimi, praticamente che in meno di 24 ore si compie tutto il processo. Ed adesso, per esempio, noi ieri al programma di Caminos de Libertad abbiamo intervistato la sorella di uno dei ragazzi che ha 19 anni ed è detenuto, e loro oggi aspettavano la decisione di una condanna a 30 anni, 30 anni di prigione. Quindi queste è, diciamo, la dittatura ha fatto cadere quello che rimaneva di maschera di democrazia, almeno di fronte ad una parte della popolazione. Devi sapere che non potendo veramente, non sembra che questa situazione abbia un punto di ritorno, almeno non immediato, e hanno, dopo che abbiamo, diciamo, tra la conversazione nostra precedente e questa, cioè sono persino, hanno fatto volare gli aerei su poi sopra i cieli di diverse zone, come se per intimidire ovviamente,
e l'aggressione militare si può dire che si può paragonare a quella che ci sarebbe se loro andassero contro terroristi di Al Qaeda o cose di questo tipo. Dunque, non soltanto siamo su questa situazione, ma anche il disgoverno, il regime, la dittatura ha avuto delle reazioni diplomatiche molto forti, ha espulso non soltanto diplomatici nordamericani, ma ha anche rotto i rapporti diplomatici con il Panama. E questa è una situazione molto particolare. Il ministro degli affari esteri, che assieme al legittimo, nei loro anni di gioventù bruciavano macchine e gomme e hanno anche incendiato un tir di benzina con quell'autista dentro, oggi loro accusano proprio al governo di Obama di ravvivare la fiamma del colpo di Stato che è in cernite nel paese. Poi hanno ammorbidito un po' con questa frase, questa accusa così terribile, per dire che Obama era prigioniero della lobby di Miami e dei senatori Marco Rubio e la congressista Iliana Rosletinen, che si stanno occupando comunque della gravissima situazione del Venezuela. Loro accusano, appunto, dicono che c'è un intervenzionismo disperato da parte del governo degli Stati Uniti, ma non si guardano nello specchio sulla terribile invasione che abbiamo in atto da 15 anni del regime castrocomunista dei fratelli Castro, e questa è sicuramente la parte più veritiera e terribile della circostanza, perché è un invasore straniero che pretende difendere il territorio conquistato, territorio che possiede le riserve più grandi di petrolio al mondo, le riserve di gas, eccetera. Blanca, nel tuo, scorrendo questo appunto comunicato, io leggo appunto che c'è un tuo appello anche alla Corte Penale Internazionale, un tribunale appunto penale internazionale, per il quale appunto sono già state depositate delle accuse per crimini contro l'umanità, e poi citi una qualcosa di molto grave, un virgolettato, volevo che appunto tu ci chiosassi, perché pare appunto che Maduro, in suo recente discorso alla Nazione, abbia fatto appunto un'incitazione, un appello a fare razzia sessuale, pronunciando una frase che in spagnolo, e non mi avventuro ovviamente a ripetere, e vorrei a provare, perché insomma sarebbe veramente uno stupro della lingua. Ecco, però intuisco un significato che è molto molto grave. Ecco, vorrei che tu appunto ce la dicessi, ce la traducessi, e appunto per rendere il quadro veramente un po' più completo e grave di quello appunto che purtroppo, come dicevo, dai media non emerge. No, sicuramente questo sarà con molta fatica che eventualmente un giorno emerga nei media, diciamo, della partitocrazia, perché oggi Liberi TV porterà questa verità al mondo e a chi la seguirà, e rimarrà sicuramente come un archivio storico di grande importanza, in quanto abbiamo avuto proprio il coraggio in questo momento in cui anche il sottosegretario Giro dice che la situazione, sì, il chavismo tutto era il Venezuela, la terza comunità di italiani all'estero nell'America Latina, però devono assolutamente ammorbidire il tutto, perché ovviamente gli interessi commerciali prevalgono su tante altre cose. Io leggo la frase in spagnolo e il signor illegittimo ha detto: no se extrañen si una guarinderita sale embarazada de un tupamaro.
Questo, la guarimberita, allora, come abbiamo spiegato, la guarimba sarebbe una giovane studentessa che è in questa situazione di mettere queste barricate. Un principio di queste barricate è che tu puoi mettere gli ostacoli, li metti gli ostacoli, e però tu non esuli più di 50 metri da casa tua, onde tu, arrivando loro ed essendo la barricata magari che possa essere superabile, perché hanno tirato fuori carri armati, cinesi tra l'altro, e tante altri armamenti, e tu ti possa rifugiare, ecco la parola guarimba. Quindi la guarimberita potrebbe, non ci dobbiamo stupire che la guarimberita rimanga incinta da un tupamaro. Chi sono i tupamaro in questo caso? Sono il Venezuela, l'avevamo già parlato tempo fa, forse fra le prime interviste me l'avevi fatto, che dicevo che l'insepolto aveva proprio una guardia pretoriana che in quella ora... Io traduco, sarebbe Chavez, lo dico perché l'insepolto è Chavez e l'illegittimo è Maduro, perché se no non vorrei che non si capisse. No, va bene, io ti ringrazio sempre, ecco, faccio onore a questa tua gentilezza. Difatti era già iniziata con 100.000 persone, oggi non si sa quanti sono, ma sono frazioni della società civile di queste zone, insomma dei quartieri anche poveri, ma vengono anche stranieri, anche magari personaggi che hanno transitato per le FARC, eccetera, sono corpi armati che li chiamano collettivo. Io non gradisco usare questa parola perché il vero senso è di truppe paramilitari, di persone di qualsiasi età praticamente, a volte li vedi anche anziani, tante donne con queste armi in mano, che difendono la rivoluzione in Venezuela. Questi gruppi però sono anche stati dotati, molti di loro, in particolare il gruppo Tupamaro, di motociclette. Quindi loro vanno in giro armati, attaccano la popolazione civile che fa marce non violente. L'opposizione che ti avevo pure detto che stiamo chiamando l'opposizione Burundanga, dove per Burundanga è quella polverina che addormenta, ah, certo. Sì, che chiunque ubbidisca, ad un certo punto ha capito che era rimasta completamente fuori questo movimento studentile che ha continuato a coinvolgere altra popolazione civile, che escono per strada, e allora ha convocato a diverse marce dove sono successe anche dei gravi fatti. Eravamo rimasti, avevo spiegato che quel Leopoldo Lopez si era consegnato ed è in carcere ancora. Comunque questa frase detta da un presidente da un dittatore in una, come a reti unificate, dite voi, a reti unificate, fa sì che ci sia un chiaro invito a una razzia sessuale, perché quale altra interpretazione noi possiamo dare a questa gravissima frase? Gianni. Sì, io a supporto di quello che tu dici vorrei citare anche un'altra informazione che mi sembra appunto anche un po' esplicativa della situazione generale, cioè che praticamente il ministro del petrolio e delle miniere del Venezuela, Rafael Ramirez, pare che appunto abbia annunciato la firma di un accordo tra la società petrolifera di Stato, appunto venezuelana, e l'omologa russa, quindi creando praticamente un asse Russia-Venezuela, che un pochino era
questo asse un pochino che proviene un po' dalla, dalla strategia, un'eredità della strategia politica di Chavez, insomma. Quindi si va alla ricerca di questo asse russo, che insomma pure Putin in questi ultimi tempi con la democrazia, rispetto dei diritti umani, insomma qualche problema ce l'ha avuto. Bene, guarda, allora questo sì è un vecchio elemento della strategia dell'insepolto, in quanto il tutto è iniziato con soprattutto gli accordi di compra di armamenti, cioè, anche di questo avevamo parlato in un passato, però ora è chiaro che il legame inizia da lì, ma non solo con la Russia, ma anche con la Bielorussia, dove anche fabbriche di Kalashnikov, eccetera, eccetera, sono state portate nel Venezuela, e non so se ne abbiamo parlato di questo, ma era successa anche un'esplosione nel Sebin, che era un arsenale molti anni, anni fa, che c'era ancora, questo aveva sollevato tutto lo scandalo di anche un commercio quasi incomprensibile di armamenti, incomprensibili nel senso che la campagna elettorale che aveva fatto l'insepolto era giustamente che il Venezuela sarebbe stato un paese amante della non violenza e che sicuramente al posto di un fucile si sarebbero comperati libri o medicinali, fabbricare e costruire scuole, eccetera, eccetera. Cosa che, siccome non ha mai detto una sola verità, forse solo il nome e non lo sappiamo neanche completamente, è stata completamente, questo è stato uno delle migliaia di inganni. Io non so fino a che punto questo signore, se uno va a guardare la sua campagna elettorale e tutte le promesse fatte, penso che non è riuscito praticamente a compiere nessuna. Ha lasciato sì un paese che stava decollando verso una situazione anche sicuramente di miglioramento della qualità della vita, in questo senso. E, diciamo, all'arrivo nel 1992 il paese ha una tradizione di corruzione che è molto triste, perché si considera l'erario nazionale fonte di ricchezza personale. Comunque, mai come questo governo, perché qua si sono arricchiti con cifre inimmaginabili, decine di milioni o centinaia di milioni di dollari, tantissimi di loro, e comunque allora nella campagna elettorale nell'anno 98 indubbiamente il tema della corruzione fu un tema centrale, importante, e questo l'insepolto allora si fece molta forza su questo tema. E in questo incantamento che ebbero le persone che lo votarono, perché lo votarono il 56% del 47% del corpo elettorale, per cui dire che è una maggioranza è sempre una cosa difficile, diciamo, ad andare a vedere i numeri. Il meccanismo applicato subito, io chiamo i fattori socioentropici, che sono stati giustamente la bugia, il terrore, l'odio e il meccanismo stalinista di creare la propria opposizione, quindi l'opposizione burundanga, davano piedi con l'espulsione di Petróleos de Venezuela, di tutta la classe, non solo lavoratrice, ma anche di impiegati e tecnici, che era altamente specializzata, perché Petróleos de Venezuela è arrivata ad essere stata classificata da Forbes come la quinta impresa ottima, insomma, con non solo in quantità
di danari che produceva, ma anche come qualità di un'impresa che era riuscita ad avere un livello di professionalità molto alto. Espulsano 22.000 persone in una domenica suonando un flautino piccolino, no? Un fischietto fuori, ed è così che è finita l'eccellenza di petrolio del Venezuela. Cade nelle mani di Rodríguez Araque, che è un ex capo guerrigliero. Tutta sta gente ha avuto a che fare con il periodo della guerriglia venezuelana, perché non è che sono grandi santi o grandi professionisti, veramente hanno avuto altri percorsi e altri prontuari. Arrivato Petróleos de Venezuela ad essere gestita da questi ex capi guerriglieri o compagni nel colpo di Stato, o per ragioni anche di nessi familiari con il Chacal, che forse saprà tanto di Piazza Fontana cosa sia successo qua in Italia, si aprono i rubinetti per i meccanismi di corruzione. Una corruzione smisurata, si crea ciò che oggi si chiama nel linguaggio giornalistico la boliburghesia, e indubbiamente ad un certo punto, quando c'è stato il grande sciopero dell'aprile 2002, dove l'insepolto aveva rinunciato alla presidenza e poi rimesso nuovamente nel suo incarico 48 o 50 ore dopo, e lì si è ancora acutizzata l'ambizione di potere. Oramai il regime cubano era assolutamente a capo di questo personaggio, ed iniziano allora tutti questi processi di smantellamento del parco industriale, del parco produttivo, ma anche delle terre che sono confiscate, perché non si può dire un'altra parola, in quanto lo Stato a tantissime di queste persone non ha mai pagato i prezzi di queste confiscazioni. Allora subentra ovviamente, oltre a un cooperativismo molto nazicomunista come modalità di struttura, anche le famose missioni, che sono conti, non so la parola esatta in questo momento, non mi viene, ma sono capitoli di spesa che Petróleos de Venezuela finanziava, con nomi diversi, per esempio, non so, missione Rivas. Allora era per coloro che potevano diventare, potevano avere la licenza di aver finito il liceo in 2 anni. Allora c'era la missione Simón Rodríguez per l'alfabetizzazione, e ogni missione eroga una quantità di soldi alle persone che partecipano. Così in queste famiglie di questa gente che qualcuno qualifica, cioè in condizione miserrima, ecco, no? Il padre guadagnava per la missione X, la madre per la missione Y, la figlia... Quindi in pratica, Blanca, scusa se ti interrompo, lo scenario è quello di una... acquisto del consenso politico elettorale tramite, insomma, la devoluzione dei soldi pubblici finalizzati appunto alla conquista clientelare in qualche modo del voto e del consenso politico, insomma. Sì, diciamo che l'insepolto comunque aveva, come abbiamo detto nella trasmissione scorsa, aveva la facilità di parlare anche alla pancia delle persone. Però sai, quando si compra la dignità dell'individuo, perché c'è stato un momento in cui era veramente difficile trovare una persona che ti potesse anche aiutare in casa, anche
se sono con una persona anziana, per non dire aiutarti con le pulizie o con qualche altra circostanza, perché comunque certi soldi della missione arrivavano. Io ti do questa mia versione molto personale. Penso che, dal mio punto di vista, il più grande scrittore dell'America Latina, Jorge Luis Borges, se fosse vivo direbbe che non esiste nessuna produzione letteraria, anche se di altissimo livello di creatività, che possa veramente descrivere la realtà del Venezuela. E Bianca, stiamo già oltre i tempi, io volevo lasciare a te la conclusione con un appello, con un perché sicuramente anche da un punto di vista, perché qua riteniamo in qualche modo, anche se magari in pieno delirio di onnipotenza, di fare un'azione di giornalismo e quindi di sensibilizzazione, che poi verrà completata questa opera con la diffusione di questo video, che sarà disponibile nell'arco più o meno di 48 ore. E quindi la chiusura la lascerei appunto a te rapidamente, perché ormai siamo già oltre i tempi. Ah, va bene, grazie. Guarda, cerco velocemente di trovare una citazione di ecco, c'è un ragazzo, uno studente, Daniel Tinoco, che è uscito di casa salutando i suoi genitori e dicendo che lui andava incontro al suo futuro. Perché poi, guarda, che cosa vogliono gli studenti se non è buona qualità di studio? Che non ci siano gli stupri dentro le università, le razzie di ogni genere, da questi paramilitares, eccetera, eccetera. C'è veramente questa guerra contro i civili di cui parlavo. Allora, un suo compagno ha scritto queste parole, traduco direttamente. Io me ne vado per questo fiume perché questa terra è asciutta, asciutta nell'anima e asciuga anche molto. E se la lotta si scalda ed il fiume si evapora un po', la sua quantità di acqua diminuirà, ma tornerà più forte in forma di acqua e di pioggia. E lì, in questa pioggia, sempre ci sarà Daniel Tinoco e sempre ci sarà la lotta e sempre staranno i sogni nostri finché il nostro paese sia libero. Con queste parole io penso non ci sia conclusione migliore di queste parole, quindi Bianca, io ti ringrazio ancora di servirti di Libri TV per farci conoscere questa vicenda. Cerchiamo di farlo degnamente, ovviamente gli diamo appuntamento a un prossimo aggiornamento su queste vicende, se ce ne saranno, appunto, speriamo non di aggiornamenti in peggioramento, ma magari in miglioramento. Appresto ancora, Bianca Briceno, ti ringraziamo e ti salutiamo. Grazie, grazie Gianni, in nome della Resistenza un bacio a voi. Grazie, ciao Bianca, restituisco la linea a Donato, alla regia.